Bentornati, bentornati anche oggi. Vi beccate come l'altra mattina un video in cui il sottoscritto beve, si ingozza e si rilassa. Mi sono fatto, debuttiamo così, un Bloody Mary perché è il mio cocktail preferito, perché non si può uscire per andare da nessuna parte e io avevo voglia di berlo. Per chi fosse interessato, Bloody Mary casalingo si fa con un terzo di vodka. Credo di averne messo un pochino di più, 2 terzi di succo di pomodoro, poche gocce di succo di limone, una spruzzata di pepe e un pizzico di tabasco. Qualcuno ci mette anche la salsa Worcestershire, ammesso che si pronunci così, e il sedano decorativo. A me il sedano fa schifo, la salsa Worcestershire non ce l'ho, mi sono accontentato del tabasco. E adesso in diretta farò un esperimento e vi dirò com'è venuto, perché saranno un paio d'anni che non mi faccio un Bloody Mary a casa. Beh, è buono. È buono. Un po' troppa vodka forse, però va bene. Buono. Alla salute vostra. Ma oggi non sono qua chiaramente per parlare solo di Bloody Mary, anche se magari a qualcuno la ricetta del Bloody Mary può essere servita. Volevo fare un video un po' sui generis senza un argomento preciso e particolare, però non sarà proprio così. Innanzitutto è il video pre-pasquale, nel senso che credo che da domani fino a Pasqua, senz'altro, per tutta Pasqua non pubblicherò altri video, però la domenica mattina, solito orario alle 11, troverete una puntata speciale del mio podcast, il Plutonia Publication Podcast. Lo trovate nei link e andrà in onda regolarmente anche se Pasqua. Tanto siamo in casa, non abbiamo una mazza da fare oltre mangiare, bere e ascoltare buona roba. Quindi ve lo beccate. Al contrario dei video, appunto, che andranno, i nuovi video andranno online da settimana prossima, e credo che parlerò settimana prossima un mix di qualche recensione libresca, se faccio in tempo a farla, se farò in tempo a farla, e qualche argomento vario che tange solo in parte la narrativa, la scrittura, perché ho dei vecchi video registrati un po' di tempo fa che ho tenuto in serbo, che non ho ancora pubblicato per uno svariato numero di motivi che magari vi racconterò, ma che comunque ci tengo a farvi vedere, anche se c'entrano appunto poco poco con la narrativa del fantastico. Però vabbè, questo canale a mio discapito non è mai stato focalizzato su un solo argomento e questo gli impedisce di crescere più di quanto potrebbe crescere, ma a me diverte spaziare da un argomento all'altro e quindi così farò. Oggi però alla fine, dicevo, non volevo fare un video focalizzato su un argomento particolare, però in realtà lo faccio. Perché? Perché nei giorni scorsi ho segnalato, purtroppo la copertina sul Kindle vecchio non si vede benissimo, dovrei usare il tablet, il Kindle Fire, ma non ce l'ho qui, ce l'ho nella mia tavernetta. Quindi vi accontentate del caro vecchio Paperwhite, e questa è la copertina appunto di un'antologia di due racconti che vi avevo segnalato qualche tempo fa, credo sul canale Telegram, che trovate chiaramente nei link in biografia. È il primo volume di un'iniziativa chiamata Storie dall'Europa Nera. Oggi ve ne parlo un pochino più diffusamente. Storie dall'Europa Nera, che è un progetto in particolare di Andrea Berneschi e di Michele Borgogni. È un progetto ucronico con elementi fantastici, quindi uno dei miei argomenti, dei miei sottofiloni del fantastico preferiti. E tra l'altro, così, nota personale, questo canale era nato ormai un paio d'anni fa, parlando soprattutto di ucronie, perché i primi video erano solo di libri e film ucronici, tanto che avevo perfino pensato di dedicare l'intero canale a questo genere, alla storia alternativa, all'ucronia. Poi mi sono detto, ma chi me lo fa fare? Infatti ho parlato di tutt'altro e di ucronie non ne ho quasi più cimentate. Ma oggi lo faccio volentieri, appunto, presentandovi questo progetto che nel mentre io ho iniziato a curiosare attraverso il primo volume, che è l'unico disponibile,
e comprende due racconti che sono Se cammini attraverso l'inferno di Andrea Verneschi e Un piccolo passo per l'uomo di Michele Borgogni, entrambi molto belli e delineano lo scenario che poi sarà molto ampio, secondo me, di questo setting letterario che appunto si propone di raccontare un'Europa un po' diversa da come la conosciamo noi. E mutata da eventi che partono dalla Seconda Guerra Mondiale, come vediamo appunto nel primo racconto di Andrea Berneschi. Adesso io non vi posso spoilerare nulla perché non è il caso, perché vi toglierei la gioia di leggere. Tuttavia c'è poco da dire. Se vi piacciono le ucronie, se vi piace la storia alternativa, soprattutto quella che appunto ha origine la Seconda Guerra Mondiale, dovete prenderlo e leggerlo, poi mi saprete dire. E lasciategli anche un feedback e seguiteli anche su Instagram, adesso vi dico perché non mi ricordo precisamente, facciamo tutto in diretta, chi se ne frega. Credo che sia proprio storie, esatto, storie, no, esatto, un corno, ho sbagliato, storie dall'Europa nera. Cerco di farvelo vedere, eccolo qui, questo è, per non sbagliarvi, questo è l'immagine profilo, storie dall'Europa nera. I racconti di un'Europa nera, seguitelo anche su Instagram perché immagino che sarà uno dei canali attraverso cui gli autori daranno gli aggiornamenti anche dietro le quinte per chi ami dietro le quinte. Quindi seguiteli e basta. Giuro che non mi hanno pagato. Faccio tutto questo perché mi piace il progetto, perché conosco i due autori, so che ce ne sono altri coinvolti, magari scoprirò man mano. Conosco questi due autori e sono persone capaci, brave e serie. E il fatto che si rivolgano a una produzione indie non diminuisce nemmeno di un milligrammo il valore di quanto hanno scritto. Tra l'altro, leggendoli mi ha fatto venire voglia, intanto do una sorsata. Quindi ottimo Bloody Mary, è rimasto in bocca anche il ghiaccio. Leggendoli mi hanno fatto tornare la voglia di sfogliare questo supplemento di GURPS. Weird World 2, ovvero Armi Segreti, Storia Segreta, Storia Misteriosa. Praticamente è un supplemento per il gioco di ruolo GURPS. Preciso, a me GURPS non fa impazzire. È un sistema che ho usato pochissimo e che non amo particolarmente. Tuttavia i suoi supplementi sono davvero fantastici, io li trovo eccezionali a dir poco. E mi hanno dato, seppur io non giochi più di ruolo, non solo a GURPS, ma non giochi più di ruolo in generale, mi hanno dato una serie di spunti di scrittura e di approfondimento impareggiabili. Infatti, proprio sabato, come autoregalo di Pasquetta, me ne arriverà un altro dopo un paio d'anni o tre, che non ne compravo uno, ma forse un po' meno. Comunque, dopo un po' di tempo che non ne compravo uno, me ne arriverà un nuovo supplemento, magari ve lo anticiperò in foto su Instagram. Questo invece è molto bello, è uno dei miei preferiti. Weird War 2 descrive scenari di una seconda guerra mondiale ucronica attraverso possibili spunti, tanti spunti che vanno dall'introduzione delle armi miracolose di Hitler, nel capitolo Scienza perversa, per esempio. Ma si spaziano molto in là anche le varie teorie esoteriche del nazismo. Il mondo sotterraneo, il viaggio nel tempo, lo sviluppo di mecha da parte degli scienziati della svastica durante la seconda guerra mondiale, ma addirittura anche l'uso della magia o da parte degli alleati o sempre da parte dei nazisti o da parte anche dei russi. Quindi abbiamo per esempio la magia runica, lo spiritualismo, l'astrologia, le varie confraternite, l'ordine nero delle SS. Abbiamo davvero tantissimi scenari. Abbiamo Atlantide riscoperta durante la Seconda Guerra Mondiale, Triangolo delle Bermuda, Shangri-La, rettiliani, piani astrali, tecnomanti e chi più ne ha più ne metta. Per darvi un'idea, questi sono tutti gli spunti possibili per giocare centinaia di scenari alternativi in forma di gioco di ruolo. Ambientati nella seconda guerra mondiale, ce n'è veramente bizzeffe, illustrato, costa poco più di 20 euro. In inglese, attenzione, in inglese, quindi se non conoscete l'inglese lasciate perdere.
se conoscete l'inglese e se anche non avete mai giocato di ruolo, non giocate di ruolo e non avete intenzione di giocare di ruolo, questo volume qua secondo me è impareggiabile, è veramente una miniera di informazioni storiche e di informazioni ucroniche, anche informazioni esoteriche se vogliamo. C'è perfino, pensate, un capitolo per giocare, adesso se ve lo trovo, per giocare i supereroi, eccolo qua, i supereroi nella Seconda Guerra Mondiale, una cosa che abbiamo già visto fare dalla Marvel e dalla DC. Qui potete giocarla con supereroi nazisti, supereroi russi, supereroi fascisti, supereroi chiaramente americani, con i vari possibili poteri, super soldati. Ripeto, per me sono soprattutto spunti creativi di lettura e un gran piacere da leggere. E leggendo appunto Storia dell'Europa Nera, mi è venuta la voglia di risfogliare questo bel manualozzo. Anzi, mi prendo la briga, così in modo del tutto non professionale, di suggerire agli autori, ammesso e non concesso che abbiano già decine e decine di idee da sviluppare per il loro progetto, di dare un'occhiata a questo supplemento. Potrebbero trovare davvero tantissimo materiale utile e interessante. Quindi, Andrea e Michele, se mi sentite, cercatelo su Amazon, lo trovate tranquillamente su Amazon, in inglese, ripeto, e se ancora non vi bastano le ottime, ottime idee che state già sviluppando, potreste dare un'occhiata a questo qui, a questo manuale supplemento di GURPS, che ve li metto entrambi in descrizione. E questo è quanto, più o meno, quello che dovevo dirvi in questo video pre-pasquale. E salutarvi, farvi gli auguri, perché appunto a Pasqua ci risentiremo in formato podcast, ma non in formato video, ma chiaramente ci sentiremo senz'altro su Instagram, dove vi esorto fino allo sfinimento a seguirmi, perché è lì che preferisco interagire, anche se molti di voi mi scrivono soprattutto via Facebook. Questo è quanto, spero di avervi dato dei buoni spunti di lettura, di approfondimento, la ricetta del Bloody Mary, che non fa mai male. Vi piace il Bloody Mary? So che a molti non piace, io lo adoro. Io però rinnovo il brindisi con qualsiasi cosa vogliate brindare, a una Pasqua serena per quanto possibile, e speriamo che alla prossima Pasqua potremo fare un brindisi dal vivo in sicurezza finalmente, perché siamo tutti un po' stufi e io, parafrasando qualcuno, dico quest'anno sono proprio un po' stanchino della situazione. Sono un po' stanchino di essere spaventato dal virus e sono un po' stanchino di non vedere nessuno di persona. Però teniamo botta. Fortunatamente la tecnologia ci ha dato modo di restare in contatto e di restare in collegamento e aggiornati. Quindi la sto sfruttando il più possibile e spero che la cosa vi faccia piacere. Se è così, casomai, ditemelo, fatemelo sapere. Perché è importante, so che è una cosa che ripeto anche questa, fino a rompervi le scatole, ma avere un feedback sul nostro lavoro che facciamo, piccolo o grande che sia, è davvero importante. Un saluto e a prestissimo, con nuovi mirabolanti cocktail, no scherzo, con nuovi mirabolanti argomenti, libri e quant'altro.